siamo di fronte alla tomba Ildebranda, veramente uno splendore, una delle tombe più importanti, diciamo, di tutta l'Etruria effettivamente. Ecco che prima di andare a parlare della tomba Ildebranda vi voglio far capire, ecco, noi siamo qui nella parte centrale della metropoli, in una delle metropoli più importanti, ma dove era l'abitato in realtà, quindi il villaggio vero e proprio? Allora, vi chiedo gentilmente, scusatemi di voltarvi, dietro di voi la struttura che vedete in fondo è il Duomo di Sovana, quindi lì si sviluppa l'attuale paesino, ma in realtà ve lo faccio vedere perché proprio accanto al Duomo di Sovana, negli anni 80, per la prima volta durante un scavo archeologico, è stato individuato il villaggio etrusco, quindi il, diciamo, la città dei vivi, per così dire, si trovava in quel poggio. Ed ecco che noi, dove siamo noi adesso, in questo poggio, in quello che si chiama Poggio Felceto, ma in realtà tutto intorno a Sovana, una serie di piccole necropoli. Per darvi un'idea numerica, noi contiamo a Sovana almeno 300-400 tombe di tipo etrusco. Vi sembrerà un numero piccolo effettivamente, magari rispetto anche ad altre necropoli che avete visto per tutta l'Etruria, ma in realtà non era un numero così piccolo se pensiamo che effettivamente Sovana non faceva parte della dodecapoli etrusca, quindi non era una delle città più importanti, fiorenti, etrusche come Vulci, Tarquinia, Cerveteri, Orvieto, Arezzo. Ecco, però sicuramente doveva avere una... c'è un'importanza sicuramente a giudicare dal numero delle tombe. Ed ecco che probabilmente questo accade perché Sovana aveva una posizione che definirei strategica, cioè una posizione che permetteva, quindi a metà strada, diciamo, che univa in qualche modo le città marittime, quindi le città vicine al mare, quelle più fiorenti, chiaramente faccio l'esempio Vulci, insomma, per capirci, con le città interne, nell'entroterra. Quindi Sovana faceva questa sorta di collegamento, era un po' a metà strada, e chiaramente veniva aiutata in questo dal fiume Fiora. Il fiume Fiora nasce, va nelle montagne a Santa Fiora, scorre in tutte le nostre città del tufo per arrivare a sfociare nell'Alto Lazio, Montalto di Castro, Montalto Marina. Ed ecco che questo fiume, allora navigabile, ecco che permetteva assolutamente il più facile scambio commerciale. Quindi Sovana si sviluppa probabilmente molto come abitato, ma soprattutto a questo punto come necropoli, proprio grazie a questo. Chi è che per primo ha scoperto questa necropoli? Sovana anche oggi risulta effettivamente un po' lontana da tutti i centri più grandi, come allora. Pensate che i primi veramente ad individuare che c'era quindi un'importanza etrusca in questo contesto sono stati due viaggiatori inglesi più o meno nella metà dell'Ottocento, 1843-1848, Ainslie e Dennis. Erano due viaggiatori inglesi che si trovavano in realtà in giro di ricognizione in tutta l'Etruria alla ricerca di abitati e di necropoli etrusche. Arrivati a Sovana, effettivamente, trovarono una situazione molto particolare e diversa da quella che avevano trovato. Intanto dovevano per forza farsi accompagnare da sovanesi perché era impossibile individuare tombe, perché erano tutte completamente immerse nel bosco e dalla vegetazione. Quelli si fecero accompagnare e una volta arrivati e trovandosi di fronte a dei veri e propri monumenti scolpiti nel tufo, e quindi qualcosa di eccezionale ancora non avevano mai visto, chiesero ai sovanesi secondo loro cosa fossero questi monumenti, di quale epoca, eccetera. Cito testualmente che i sovanesi risposero che secondo loro erano semplicemente degli scherzi della natura. E infatti risposero: ma voi questi scherzi state cercando? Beh, qua di scherzi è pieno. E quindi iniziarono a portarli nel bosco, iniziarono veramente ad individuare tantissime tombe etrusche. Quindi pensate che veramente non avevano neanche l'idea i sovanesi che invece c'era veramente tante importanti necropoli qua intorno. Ed ecco che da lì, e dalla pubblicazione di questo diario, dove c'è anche questa citazione, e il diario che George Dennis scrive, dove in realtà racconta veramente tutto nei minimi dettagli dei suoi viaggi in Etruria e delle sue scoperte, quindi anche Sovana. Dalla pubblicazione quindi di questo diario, ecco che si accendono i riflettori su Sovana, che fino ad allora era stata completamente sconosciuta, e da lì invece iniziano ad arrivare proprio da quel momento in poi archeologi, studiosi, curiosi, ecco che vanno alla ricerca a Sovana, che arrivano a Sovana alla ricerca di nuove tombe. E ecco così che accade: ogni volta si arriva e si scopre praticamente qualcosa in più delle necropoli sovanesi.
Per darvi un'idea di tempo, dalla metà dell'Ottocento l'ultima tomba che è stata individuata, scoperta in linea di tempo a Sovana, pensate che è nel 2004-2005, che è la tomba dei demoni alati, che noi andremo a vedere, l'ultima tomba che noi andremo a vedere di questa mattina sarà proprio la tomba dei demoni alati, che è veramente qualcosa di estremamente interessante, anche perché tutti i frammenti di questa tomba, invece di essere insomma, ecco, portati nei vari musei più grandi, invece sono tutti qua, rimasti qua in sito nella necropoli, quindi quando lo andremo a vedere vedrete che vi piacerà sicuramente tantissimo. Dunque, adesso andiamo a parlare un po' delle varie tombe principali. Quella che vedete di fronte a noi è sicuramente la tomba più famosa di tutta la necropoli, tomba di Branda. È stata individuata per la prima volta, pensate, molto tempo dopo rispetto ai nostri viaggiatori inglesi, nel 1925, dai fratelli Rosi. I fratelli Rosi individuano questa tomba purtroppo era stata, come la maggior parte delle tombe sovanesi, saccheggiata in epoca molto antica, e quindi purtroppo all'interno non c'era il corredo funebre che poteva farci capire qualcosa del defunto che era all'interno di questa tomba. Ed ecco che infatti, per omaggiare il personaggio più illustre di Sovana, i fratelli Rosi vogliono dedicare il nome della tomba più famosa al centro della necropoli a questo personaggio così illustre, che era Ildebrando, che nacque a Sovana e che poi divenne Papa Gregorio VII. Quindi questo nome è proprio un vero e proprio omaggio al personaggio più illustre sovanese. Le tombe che noi andremo a vedere oggi hanno una caratteristica molto importante: sono tutte scolpite nel tufo. Questo vuol dire, ed immaginatevi, che qua davanti, questo fate in conto che era un unico costone tufaceo enorme che viene scolpito praticamente, quindi vengono scolpite colonne, statue, viene abbellito particolarmente, quindi mai è stato apportato materiale aggiuntivo a queste tombe, ma tutto viene scolpito. Il tufo è una roccia di origine vulcanica, una roccia porosa, una roccia che quando umida si riesce veramente a scalfire bene, quindi aiuta in tutto questo, stesso meccanismo per le vie cave, poi le andremo a vedere, chiaramente è una roccia che aiuta questo fattore sicuramente, però ecco, dobbiamo dire che sono state creati veramente dei veri e propri monumenti assolutamente unici. E ecco, l'esplosione più grande ce l'abbiamo con la tomba di Branda. Questa tomba, pensate, aveva ben 12 colonne, quindi era una tomba di tipo colonnato, 12 colonne. Ora noi oggi purtroppo ne vediamo una sola alla mia sinistra, vedete, la nostra sinistra in piedi, ma aveva 6 colonne frontali e 3 per ogni lato, quindi era una sorta di vero e proprio tempio magnifico. Guardate i dettagli, qualcosa si vede ancora. Il soffitto a cassettoni, a sinistra vicino alla colonna. Tutto quello che c'era sopra, diciamo al frontone, era decorato con motivi vegetali, animali, tutti completamente scolpiti nel tufo. Ogni colonna terminava con capitelli che avevano volti umani, quindi maschili e femminili tra foglie, quindi ogni dettaglio era veramente importante, anche perché c'era un concetto da capire: la parte alta e monumentale più era abbellita, particolareggiata, quindi con dettagli scolpiti nel tufo, quindi stava a significare che il personaggio all'interno di questa tomba, o quindi la famiglia, erano ricche, importanti, illustri, quindi più era grande, maestosa la parte esterna e questo era il suo significato. Mentre la parte monumentale, quindi in alto, va un po' in contrapposizione invece alla camera funeraria che noi andremo a vedere qua in basso, la camera ipogea sotterranea, la camera del defunto, perché vedrete una camera molto, passatemi il termine, semplice, spoglia, disadorna in qualche modo, senza affreschi, sempre scavata nel tufo, perché il concetto era che il defunto all'interno, quella era vista come la casa eterna del defunto, quindi la sua casa, nessuno vi poteva entrare ed accedere. Anche perché poi questa casa a un certo punto, chiamiamola casa, viene chiusa con un lastrone in tufo che va a sigillare completamente la tomba, quindi nessuno veramente all'interno vi può entrare. Vedremo proprio questa differenza, andiamola a vedere subito, anzi prima vi faccio vedere però una piccola ricostruzione di quello che era la parte alta e monumentale, ecco, una piccola foto chiedendo di ricostruzione, assolutamente sì, la prendo subito. Per darvi l'idea di quello che vi ho descritto, ve la giro, vi faccio passare un pochino. Ecco qua, guardate che era veramente un tempio, veramente. E noi qua notiamo dei colori,
ok? Vedete, sei colonne frontali, tre per ogni lato, frontone decorato. Però guardate i colori di questa ricostruzione. Il tufo è un materiale poroso, come vi ho detto, quindi assorbe il colore, non si può colorare direttamente la roccia. Ecco che si andava a questo punto a coprire la maggior parte della tomba con questa sorta di malta, di stucco bianco, vedete? E i dettagli, che invece dovevano essere ben visibili, quindi i dettagli, venivano colorati con colori molto accesi, quindi rosso, giallo, verde. Anche perché ricordiamoci che queste tombe dovevano essere ben visibili dall'abitato, dal villaggio, quindi dalla città dei vivi. Non a caso anche le posizioni di queste tombe sono in questo modo, rivolte tutte verso l'abitato, in particolar modo la tomba Ildebranda, e non so se ci avete fatto caso venendo giustamente dalla provinciale, ma anche dal Duomo di Sovana, in mezzo al bosco completamente spicca al centro e si vede perfettamente la tomba Ildebranda. Quindi sicuramente all'interno di questa tomba c'era un personaggio estremamente illustre e ricco. Però andiamo a vedere invece, rispetto a qua alla parte esterna, quanto in realtà sia più spoglia e semplice. Essenziale. Essenziale, grazie, questo è un bellissimo termine che userò di nuovo. Essenziale, grazie. Andiamo a vederla insieme. Benissimo.